Un giorno conciliante e l'altro intransigente. Il ministro in altalena di cui parla la Süddeutsche Zeitung è il titolare degli interni tedesco de Maizière, fino a ieri alfiere dell'accoglienza, che in patria ha scatenato un putiferio con le sue affermazioni sui rifugiati al telegiornale della seconda rete nazionale. Fino all'estate i rifugiati erano riconoscenti di essere accolti in Germania, ha detto de Maizière. Chiedevano dove fossero la polizia, dove potessero registrarsi, dove sarebbero stati sistemati. Ora in molti lasciano invece i campi d'accoglienza, prendono il taxi, trovano i soldi per fare centinaia di chilometri in giro per il paese e protestano anche perché non apprezzano il cibo o i vestiti che vengono loro dati. La Süddeutsche Zeitung accusa in particolare il ministro di voler assecondare un'opinione pubblica che per oltre il 50% si dice ormai spaventata dal massiccio arrivo di rifugiati.